E anche per me, soprattutto, che veramente, non è uno scherzo, sono 40 anni di decorrenza diciamo, dal mio debutto internazionale. E dovrei dire ricorrenza, ma è la commozione che mi toglie un po'. Di stare qui nel cuore dell'amata Firenze e cantare. Allora, abbiamo preparato un bis, però devo dire due parole, o cinque, forse 10, e prego di concedermelo. Allora, signore e signori, questa sera è una storia di vita. Allora, tra di noi c'è una persona particolarmente cara a me. Una persona con la P maiuscola, un signore, un uomo illuminato, potrei dire, che tutta la sua vita matura ha speso per far brillare Firenze nel mondo e per far arrivare questo mondo di diverse culture qui, in Firenze, a pochi passi da qui, per far incontrare queste culture attraverso giovani artisti, musicisti, architetti, eccetera, eccetera, eccetera. Questa persona che ha tantissimi meriti, se dovessi stare qua faremo l'alba, quindi mi scuso con voi e mi scuso con dottor Paolo Del Bianco perché è lui questa persona. Che mi onora della sua amicizia da 23, 24, poi saranno forse 25 anni, tra poco, e quindi tanto tempo. Io ora spero lui non me ne voglia, non sa niente lui di questo che sto per dirvi. Già temo. Quindi, se magari, scusate se c'è bisogno di tradurlo, che qualcuno lo traduca ai signori polacchi, perché non ce la faccio a farlo adesso in due lingue. Allora, da tutto questo tempo che noi ci conosciamo, e dovete sapere che Paolo Del Bianco ha una voce splendida, voce naturale da basso. Creò anche moltissimi anni fa la fondazione dedicata a suo babbo, a suo padre, Romualdo Del Bianco, e con questa fondazione realizzò tantissimi straordinari eventi per Firenze e nel mondo, per far onorare Firenze nel mondo. Veramente un uomo illuminato che lo ha fatto pro publico bono per la propria patria fiorentina. Ora, lui ha questa voce incredibile e tutto questo tempo che noi ci conosciamo, tutte le volte, quindi sapete, saranno centinaia di volte, lui mi accenna un motivo. Dice: ah, sai, questa è una canzone che cantava mio babbo, bella, ma non so che canzone sia, eccetera, eccetera. È così per tutti questi anni. Ci sono diverse canzoni, ma una era molto ricorrente per tutto questo tempo, quindi lo saprà lui. Allora, alla fine io mi sono stufato, ho detto basta, sono andato, ho detto ma quale canzone possa essere? Allora, ho cercato questa canzone, l'ho trovata questa canzone, l'ho studiata questa canzone, da cantante classico ovviamente, allora chissà come verrà fuori. Maestro Valderi ha preparato la versione di accompagnamento per pianoforte e adesso ve la presenteremo. La canzone è interessante perché è di un grandissimo autore del 1940, un giovane calzolaio di Vigevano, Alfredo Clerici, vinse con questa canzone il primo concorso della Radio Nazionale Italiana, iscritto a sua insaputa dai suoi amici che ammiravano la voce di natura di questo giovane calzolaio. Molti anni dopo, nel 1975, Gigliola Cinquetti portò questa canzone a Sanremo con grandissimo successo. Ora, un anno dopo, nel 1976, una giovanissima cantante quindicenne appena di origini albanesi, Anna Oxa, la incise per una piccola casa discografica di Bari, con grande fortuna. Ora io cercherò di fare come fanno i presentatori, di panzeri e mascheroni,
Fiorellin del Prato. Dirige l'orchestra, pardon, al pianoforte, maestro Marco Valdei. Canta Kotlinski, dedicato a Paolo Del Bianco. A tutto il pubblico straordinario di questa sera. In memoria di Romualdo Del Bianco, e concedetemi anche, qualche settimana fa è scomparso un uomo, un missionario di cultura, come ha detto ieri Paolo Del Bianco, un missionario di cultura della TV Toscana, Fabrizio Borghini. Riposa in pace. Fiorellin del Prato.